A sinistra molto spesso si fanno appelli, appelli all'unità. Io vorrei fare un appello alla mobilitazione, vorrei fare un appello ai cittadini e alle cittadine italiane, ai compagni e alle compagne, a mobilitarsi contro il CETA. Sapete che abbiamo condotto una battaglia contro il CETA, contro la riservatezza delle negoziazioni, contro la sua ratifica, a livello di Parlamento europeo come gruppo parlamentare GUE/NGL. L'abbiamo condotta, in Commissione Commercio Internazionale, l'abbiamo condotta, nella plenaria. Abbiamo ottenuto un risultato importante, contrariamente a quello che era l'orientamento iniziale della Commissione e a quello che era l'orientamento del governo italiano espresso, da Calenda, siamo riusciti a far passare l'idea che il CETA debba passare attraverso la discussione dei parlamenti nazionali. È un risultato importante che consegna a tutti e a tutti noi un'ulteriore responsabilità, quella di mobilitarci, mobilitarci contro un trattato tossico che farebbe arrivare sulle nostre tavole cibi pericolosi per la nostra salute alimentare, che darebbe a 42.000 multinazionali americane che hanno sede legale in Canada la possibilità di aggirare il TTIP che al momento è in stallo anche dopo la presa di posizione del Presidente degli Stati Uniti, ma anche in virtù delle mobilitazioni della società civile e della società politica in Europa. Questo è un appello che io non rivolgo soltanto ai senatori e alle senatrici che appunto hanno la possibilità di fermare la ratifica del CETA da parte del Parlamento italiano. Sappiamo che al momento le commissioni agricoltura, affari esteri e molte altre commissioni hanno come oggetto di discussione, hanno all'ordine del giorno la discussione sul CETA. Ma sappiamo anche che reti come la rete Stop TTIP Italia ha lanciato una campagna di pressione sul Senato, sullo stesso Presidente della Repubblica, perché non si arrivi a una ratifica del CETA. Peraltro va aggiunto che la posizione del Quebec, che ancora non ha dato il via libera al CETA, creerebbe una situazione ancora più paradossale, ovvero appunto noi avremmo un'approvazione da parte europea senza neanche la possibilità di una certezza nelle esportazioni. Il CETA è un pericolo per la salute alimentare, è un pericolo per la nostra produzione agroalimentare, è un pericolo per la democrazia, perché sappiamo benissimo che le conseguenze delle corti arbitrali volte a dirimere le contese, i contenziosi fra stati e multinazionali sono un vulnus per la nostra democrazia. Sappiamo che il CETA produrrà, come gli altri accordi di commercio di nuova generazione, un'armonizzazione verso il basso degli standard. Possiamo e dobbiamo fermarli. Mobilitiamoci ora affinché il Senato non dia il via libera al CETA.